Ciao a tutti di Lei Ricipea, ciao allo staff. Appunto, ho nominato lo staff, lo ringrazio, ringrazio lo staff e ringrazio Davide Rondoni per avermi voluta qui in questa edizione di Lei Ricipea. È un evento veramente importantissimo al quale non vedo l'ora di partecipare e del quale sono veramente molto molto grata per l'invito. Perché è fondamentale? Perché noi tutti autori ovviamente mettiamo al centro la poesia delle nostre vite, al centro delle nostre vite sempre, ma raramente la poesia è al centro veramente, veramente, concretamente, dei nostri incontri, dei nostri giorni. E quindi questa è un'occasione per incontrarci tutti intorno a lei e mettere finalmente lei, la poesia, al centro delle nostre giornate, di queste giornate che condivideremo insieme. Per quanto mi riguarda, la poesia entra a far parte della mia vita molti anni fa e questo lavoro di anni di stesura vede la luce finalmente l'anno scorso, nel 2021. E con la mia prima raccolta poetica che si intitolerà Altrove Ovunque, edita dagli editori Ensemble. Ne è in corso un'altra e quindi pubblicherò, spero il prima possibile, la mia seconda raccolta poetica. Inoltre, attualmente sto lavorando alla traduzione di un testo americano sulla figura femminile, sul femminile. E traduco anche dal e per il francese, in quanto sono appunto bilingue, sono cresciuta in Francia e il francese è praticamente la mia seconda lingua madre. Non vedo davvero, davvero l'ora di condividere con voi questa esperienza e sono certa che questi giorni saranno un'occasione preziosa per noi autori e per tutti coloro che ci ascoltano per riscoprire e per dare spazio, per dare un nuovo ossigeno a questa cosa meravigliosa che è il centro delle nostre vite, che è la poesia, ma che ha bisogno anche lei di cure, ha bisogno soprattutto di cure, ha bisogno di nuove interazioni, di nuovi spazi e di nuove relazioni, di nuovi orizzonti. Questo di Lei Ricipea è veramente un momento speciale che ci dona l'opportunità di fare proprio questo e di concentrarci e di vederci e di conoscerci intorno a lei. Grazie, grazie e a presto.